Benvenuti sul nostro canale. Oggi esploreremo uno dei misteri più inquietanti del Brasile, il caso delle maschere di piombo. Preparatevi a scoprire un intricato intreccio di eventi inspiegabili, teorie complottistiche e segreti sepolti nel tempo. Il 20 agosto del 1966, due uomini, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, vengono trovati morti sul Morro do Vintem, a Niterói, Rio de Janeiro. Indossano maschere di piombo, abiti eleganti e accanto a loro ci sono alcune strane annotazioni, nonché entrambi hanno lo stesso impermeabile addosso. Manuel e Miguel erano originari di Campos dos Goytacazes, una città situata a circa 280 km a nord-est di Rio de Janeiro. Partiti il 17 agosto, si dirigono verso Niterói, facendo una sosta a São Paulo. Manuel, un tecnico elettronico, e Miguel, un riparatore di TV, erano noti per il loro interesse per l'esoterismo e le esperienze spirituali. Testimonianze rivelano che facevano parte di un gruppo scientifico spiritualista. Il 17 agosto i due lasciarono Campos dos Goytacazes, dicendo alle famiglie che sarebbero andati a São Paulo per acquistare materiali. Arrivati a Niterói, comprano degli impermeabili, una bottiglia d'acqua. Una cameriera ricorda Miguel, particolarmente ansioso, che controllava continuamente l'orologio. Tre giorni dopo, i loro corpi vengono trovati sul Morro do Vintem, accanto a loro un taccuino con una misteriosa istruzione, 16:30. Essendo nel luogo concordato, 18:30, ingerire le capsule, dopo l'effetto proteggere i metalli, aspettare il segnale. Il mistero delle maschere di piombo ha dato vita a numerose teorie. Alcuni suggeriscono che Manuel e Miguel siano stati vittime di un rituale di occultismo. Altri credono che stavano tentando di contattare extraterrestri, mentre altri ancora pensano a un esperimento scientifico andato male. Testimoni affermano di aver visto luci misteriose nei cieli la notte delle loro morti. Una teoria popolare è che le maschere servissero a proteggersi da radiazioni, ma nessuna traccia di materiale radioattivo è stato trovato. Recentemente sono emersi nuovi dettagli. Un amico delle vittime ha rivelato che Manuel e Miguel erano coinvolti in esperimenti con droghe. Le droghe psicotrope sono sostanze chimiche che influenzano il funzionamento del cervello, alterando l'umore, la percezione, il comportamento e la coscienza. Possono essere utilizzate sia a scopo terapeutico che ricreativo. Le principali categorie di droghe psicotrope includono depressivi. Questi rallentano l'attività del sistema nervoso centrale. Esempi includono alcol, benzodiazepine, come il diazepam, e barbiturici. Stimolanti. Aumentano l'attività del sistema nervoso centrale, producendo effetti come aumento di energia e vigilanza. Esempi sono la caffeina, la nicotina, le anfetamine e la cocaina. Ma perché due uomini hanno usato delle maschere di piombo? Possiamo fare alcune teorie. Potrebbe essere un rito alchemico, tipo le maschere di piombo potrebbero essere state usate in un rituale alchemico. In alchimia il piombo rappresenta una fase di trasformazione spirituale e potrebbe simboleggiare il tentativo di raggiungere uno stato superiore di conoscenza o illuminazione. Potrebbero averle usate per protezione spirituale. Il piombo è considerato un materiale protettivo in alcune tradizioni esoteriche. Le maschere potrebbero essere state indossate per proteggersi da energie negative o influenze maligne durante un rituale. Avrebbero potuto utilizzarle per dei rituali di iniziazione. In alcune società segrete le maschere sono utilizzate nei rituali di iniziazione. Questi rituali possono rappresentare la morte simbolica dell'ego e la rinascita spirituale. Le maschere di piombo potrebbero rappresentare il peso delle influenze terrene da trascendere.
Poi ci potrebbero essere le teorie degli UFO. Alcuni suggeriscono che le maschere di piombo fossero parte di un tentativo di contatto con entità extraterrestri. Le maschere potrebbero proteggere da radiazioni e influenze nocive durante il contatto. C'è la teoria della morte simbolica. Le maschere potrebbero essere parte di un rituale di morte simbolica usato in alcune tradizioni mistiche per simboleggiare la morte e la rinascita spirituale del praticante. Potrebbero essere state usate per una magia cerimoniale. Nel contesto della magia cerimoniale, il piombo è usato per ancorare energie. Le maschere di piombo potrebbero essere servite come strumenti in un rituale complesso per stabilizzare o trasformare energie. Queste teorie affrontano diverse prospettive su uno dei misteri più enigmatici della storia moderna, ma il caso delle maschere di piombo del 1966 rimane irrisolto. Inoltre ci sono indizi che suggeriscono che potrebbero aver fatto parte di un elaborato schema criminale. Il mistero delle maschere di piombo rimane uno dei casi più enigmatici del Brasile. Che cosa è realmente accaduto a Manuel e Miguel? Forse non lo sapremo mai, ma una cosa è certa, la loro storia continuerà a suscitare domande e teorie per molti anni ancora.